Lo scienziato inglese Matt Taylor, che dovrebbe essere famoso per il suo lavoro con Rosetta, la sonda inviata su una cometa a circa 800 milioni di chilometri dal Sole, è diventato invece popolare, o meglio, impopolare, per una camicia. Si è dovuto infatti scusare per l'avere indossato una camicia raffigurante delle donne in abiti provocanti durante la conferenza stampa in cui parlava delle fasi dell'atterraggio sulla cometa. Addirittura era in lacrime nel manifestare il pentimento per quello che è stato etichettato come un vergognoso comportamento sessista dalla giornalista che ha scritto subito un articolo sull'episodio, con conseguente mobilitazione di tutte le femministe. Un bambino che indossa una t-shirt con He-Man o con John Cena a torso nudo non è che rischia di essere linciato dalla comunità gay? Io avevo una t-shirt con Bugs Bunny con il dito medio alzato. Credo di aver rischiato grosso con il WWF. Evidentemente questa giornalista comunque non ha mai sentito parlare dei bunga bunga di Berlusconi, o di quando guardava il culo della premier danese o della dipendente della Green Power. I bei tempi andati che ora non si ripeteranno più, visto che è tornato il problema agli occhi di Berlusconi, che infatti in questi giorni si è presentato con dei vistosi occhiali da sole. Sempre che questo non sia un modo per guardare culi senza essere notato, A proposito di Berlusconi e del gruppo Mediaset, avete visto il TG4? Avete presente? Quella trasmissione in cui comici e ventriloqui si esibiscono, in cui purtroppo mancano i mimi. Vi riporto quanto è stato annunciato da un giornalista del TG4 in merito appunto alla spedizione sulla cometa. Se c'è un corpo celeste che ci affascina come e forse anche più della Luna, questo è una cometa, l'astro con la coda luminosa, visibile anche di giorno. Non lo sapeva quasi nessuno, ma è dal 2004 che l'ente spaziale europeo lavora per rovinarci questa immagine. Ecco le immagini, nude e crude, che ci manda un grosso sasso polveroso. Su questo sasso, fra poche ore, scenderà un robot, farà un buco nella superficie e fa quasi male sapere che il trapano è stato costruito in Italia. Un sasso niente più, nemmeno il mistero terribile, malefico dell'asteroide del film Armageddon. Una missione costata finora più di 100 milioni di euro, francamente troppi, anche per recuperare un reperto archeologico dell'universo. E il giornalista ha aggiunto: gli scienziati sono quasi gli unici a eccitarsi. La comunità scientifica è insorta per il livello infimo di informazione offerta dal TG, che però prontamente si è difeso, sostenendo che il loro servizio era in realtà dalle forte tinte ironiche. Io ve lo dicevo, cari scienziati, che era una trasmissione alla Zelig questo TG4, e voi che pensavate fosse un vero telegiornale facendovi ingannare dal nome. Beata ingenuità, perché sicuramente è anche ironica la cifra riportata dal giornalista del TG4, visto che la missione non è costata 100 milioni di euro, ma circa 1,5 miliardi di euro. Vuoi che il giornalista sia veramente così stupido e disinformato da sbagliare di oltre 1 miliardo di euro?
Certo, il sarcasmo raffinato del TG4 ha messo veramente in evidenza una questione importante. Avete infatti rovinato al sottoscritto, come credo ad altre milioni, milioni del TG4 naturalmente, di persone, l'immagine della cometa, visto che la immaginavamo tutti con quel bel codone fiammeggiante. Magari tra un po' questi scienziati guastafeste ci verranno persino a dire che Babbo Natale non esiste, ma in quel caso sarebbe troppo grossa per crederci. Se questi comunque sono i giornalisti, persone che guardano le donnine su una camicia o considerano una spedizione di questo tipo come una mega pippa per scienziati, perché anziché una sonda non costruiamo un enorme razzo che li conduca tutti, non dico su una cometa ad 800 milioni di chilometri dal Sole, ma anche a 7 o 8 milioni va bene, eh? A proposito di spese, avete sentito le ultime novità riguardanti la TAV? Costi esplosi da 8,3 a 11,9 miliardi. Mi viene un dubbio. Ma la prima cifra era stata formulata da quelli del TG4? Tra ladri ed incompetenti, questo fantastico paese ci lascia sempre affascinanti misteri da risolvere. Un saluto, amici deviati, e mi raccomando, andate tutti a comprare una bella camicia con le donnine disegnate. Ciao!